Tifoso lo no. Ora è all'Isama di Nocera Inferiore. Sarà il personale della residenza sanitaria assistita a prendersi cura dell'ottantenne trovato sabato sera mal ridotto nella sua casa del Casale Nuovo. Ferito e sepolto da rifiuti di ogni genere, l'uomo ha una storia alle spalle molto particolare, fatta di una gioventù e una maturità di gioie e soddisfazioni, ma da una vecchiaia di abbandono e solitudine. L'ottantenne ha un passato di calciatore, ha militato in una squadra dell'Agro, poi ha mietuto successi come imprenditore, operando nel mondo conserviero. Nulla dunque che facesse presagire una tale fine. La vita purtroppo gli ha riservato brutti scherzi anche dal punto di vista familiare. Separatosi, la moglie si è trasferita all'estero con i figli. Insomma, una storia complessa e controversa. Due volte nella polvere, due volte sull'altar, diceva Alessandro Manzoni di Napoleone. Versi che descrivono bene anche la storia dell'anziano vittima del degrado e della solitudine nocerina. Il caso è seguito dal consigliere comunale Carlo Bianco, che per primo è entrato nella casa di via Luciano Gambardella su sollecitazione dei vicini di casa dell'uomo, preoccupatisi perché non lo vedevano in giro da alcuni giorni. Aperta la porta e spostata la tenda, Bianco ha trovato rifiuti ovunque e topi che passeggiavano sui mobili e sul letto dove l'uomo era riverso, con il braccio rotto e la gamba dolorante. Il consigliere comunale questa mattina ha visitato l'ottantenne e ha sollecitato la Nocera Multiservizi affinché si preoccupi di ripulire la casa. I familiari dell'uomo stanno invece rientrando dall'estero per seguire da vicino le sue condizioni. I servizi sociali si sono subito attivati. L'assessore Ramo, Saverio D'Alessio, ha però sollecitato le associazioni e i comitati di quartiere a segnalare storie di degrado estremo come questa, per consentire agli operatori di reagire con più precisione e puntualità.